Buongiorno, buongiorno a tutti. Stamattina abbiamo una colazione molto ricca, ci sono un bel po' di cose. Parlo piano perché Gigi non si è ancora alzato. E come mai c'è una brioche sola? Perché ieri è stato lui al supermercato e ne ha presa una perché mi ha detto che la sua prova dell'abito viene prima della mia e di conseguenza io posso mangiarlo e lui no. Questa è stata la sua motivazione. Comunque adesso l'aspetto e poi facciamo colazione insieme. Sì, ti faccio uscire adesso. Ah sì, comunque niente matcha stamattina. E non lo chiedo a Gigi il motivo perché sennò vi dice che il matcha fa schifo. Comunque diciamo che non fa per noi. Poi magari ho sbagliato io qualcosa nella preparazione, però preferisco un bel tè, un po' di cappuccino, simil cappuccino, io lo faccio con l'orzo solubile e latte, quindi diciamo che preferiamo questa colazione, dai, piuttosto che il matcha, non fa per noi. Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Sabato mattina sono le 8:30 e noi siamo già belli svegli, operativi, super attivi. Mi vedete in canottiera perché fa un caldo micidiale qui in mansarda, sembra veramente arrivata l'estate, quindi non si riesce a dormire se non così, perché altrimenti fa troppo caldo, appunto. Allora, Gigi è andato a fare un giro in bici, perché con questa giornata non poteva fare altrimenti. Infatti dopo esco anch'io a fare un bel giretto, porto la Penny a fare una passeggiata, teoricamente forse dovrei incontrarmi con un'amica, vediamo, e poi niente, torno a casa a fare quello che devo fare dopo, ossia andare dall'estetista, quindi non è che in realtà sto a casa più di tanto stamattina. E poi ci hanno invitato i miei genitori a pranzo, quindi andiamo a mangiare da loro, così non devo neanche cucinare, oggi mi va proprio alla grande. Gigi appunto è uscito e io mi sono svegliata stamattina alle 7 più o meno, ma in realtà ero già sveglia da un po'. Mi sono svegliata la prima volta alle 6:30, e perché purtroppo, mannaggia, noi ci siamo dimenticati di chiudere il lucernario, o meglio, ci siamo dimenticati di tirare giù la tenda che copre il lucernario, quindi è entrata sin da subito una luce incredibile. Mi ha svegliata, basta, anche volendo chiuderlo ormai il sonno era passato, però bene, perché comunque ho le mie cosette da fare, non mi dispiace alzarmi presto quando vedo che fuori è una bellissima giornata e fuori fa caldissimo, perché ha fatto tutta la settimana come se fosse estate, è arrivata di colpo l'estate, abbiamo proprio saltato la primavera, anche se dicono che non durerà questa cosa un po' anomala, però veramente ci sono state delle giornate con inizialmente tipo lunedì, martedì 24-25 gradi, poi 26-28 e siamo arrivate ieri con 30 gradi, una cosa incredibile, bellissimo, però è arrivato troppo di colpo, quindi io mi sento un po' spossata, un po' fiacca, infatti sto anche prendendo delle vitamine, perché quando arriva così di colpo già su di me il caldo fa quell'effetto, e poi se arriva così di colpo è finita. Mi devo attrezzare con un po' di integratori. Tra l'altro stamattina mi sono svegliata, ho aperto gli occhi e ho detto bene. Sono più stanca di quando sono andata a letto ieri sera, e ieri sera siamo crollati, Gigi ancora prima di me, perché comunque durante la settimana ha cercato di fare altri giri in bici, è riuscito a fare un po' di giri, ma lui va su strada proprio, va in montagna, quindi è pesante quello che fa lui. E io invece non sono abituata alla bicicletta, preferisco camminare, quindi non sono proprio abituata. E ieri abbiamo avuto la brillante idea, nel tardo pomeriggio sera, perché comunque fino alle 9 è chiaro, abbiamo avuto questa brillante idea di andare a fare un giretto in bici. Quindi abbiamo fatto il giro del lago di Varese, non so se avete presente lago di Varese o lago di Gavirate, insomma c'è chi lo chiama in diversi modi, sono 29 km circa. E appunto abbiamo fatto questo giretto in bici, bellissimo, perché ovviamente in settimana non c'è il caos che c'è durante il sabato e la domenica, l'avevamo già fatto, però
Però ogni volta non mi sembra mai così lungo, cioè non vedi l'ora di arrivare alla fine, dici caspita, ma l'altra volta mi sembrava più breve. No, è sempre quello. E appunto abbiamo avuto questa brillante idea, per carità, dopo io mi sentivo benissimo. Avete presente quella sensazione di stanchezza, perché siete stanchi, morti, esausti, ma siete soddisfatti perché sapete che avete fatto una cosa che vi fa bene, ecco, questa era la mia sensazione. Quindi siamo tornati a casa, doccia, ci siamo buttati in doccia e poi abbiamo mangiato, ma non avevo neanche così tanta fame. Credevo di arrivare a casa e svaligiare ogni cosa, e la dispensa, il frigorifero, tutto. In realtà no, perché forse era la stanchezza, quindi ero talmente stanca che non avevo così tanta fame. Però stamattina mi sento veramente stanca, ma cioè i muscoli, sento proprio i muscoli stanchi, le gambe e anche le ginocchia mi danno un po' fastidio. Mi sento proprio così, mi metterei qui a dormicchiare ancora un po', però dall'altra parte ho un sacco di cose da fare, voglio fare tante cose. Oggi pomeriggio dobbiamo andare anche in un posticino molto carino, non vi dico niente, non ci sono mai stata, non so se Gigi è mai stato, mi sa di no. Comunque andiamo in questo posto perché dobbiamo andare a prendere le cose che ci servono per ultimare le bomboniere. Non vi dico altro. Oggi vedrete tutto. Quindi la mia bella chiacchierata mattutina l'ho fatta. Adesso mi preparo ed esco subito con la Penny. Andiamo a fare un giretto al lago, una bella passeggiata. E almeno mi sveglio anche un po'. E teoricamente se esco a quest'ora non c'è neanche casino. Anche se è sabato, se però si esce presto, non si trova chissà che cosa in giro, quindi vado a cambiarmi. Ma che giornata spettacolare, ragazzi! Bellissimo. Andiamo, Penny? Dai! Si riparte. Poi a quest'ora si cammina ancora meglio, perché non fa caldo, non c'è in giro tanta gente, si sta benissimo. Ah, la primavera. Posso dire quasi che la preferisco anche rispetto all'estate, perché vabbè, in questi giorni ci sta dando degli assaggi di estate con delle temperature che veramente arrivano quasi a 30 gradi, e quindi mi sono ricordata dell'effetto che queste temperature alte, afose, soprattutto quando il tempo è afoso, aiuto, scusate, dell'effetto che appunto hanno su di me, mi gira la testa, mi sento debole, eccetera. E quindi mi viene quasi da dire che la primavera mi piace di più rispetto all'estate. Penny, però, dai! Vabbè. Allora, questa è la situazione, siamo ferme sedute sulla panchina perché la signorina si sta guardando in giro, si riposa, fa amicizia con gli altri cani, eccetera. E io passerei qui le ore delle mie giornate, perché a questo posto mi dà una pace, una calma incredibile, mi fa sentire bene, tranquilla, in pace con me stessa, più leggera. Non so, è proprio una sensazione particolarissima. E a tal proposito, di recente, qualche tempo fa, è uscita una video intervista di alcuni personaggi famosi che sono della zona, appunto della sponda lombarda del Lago Maggiore, e alcuni di questi hanno speso delle parole molto belle per questi posti, qualcun altro invece, non faccio nomi, qualcun altro ha detto che invece il lago fa venire la depressione, che tante persone si suicidano in questi posti perché il lago è deprimente. Secondo voi è deprimente un posto del genere? Io veramente non ho parole, quando ho visto questa intervista sono rimasta senza parole e dico che innanzitutto questi personaggi sono fuori di testa, veramente è da pazzi dire certe cose di un posto così. E secondo, aggiungo anche che a questo punto hanno fatto bene ad andarsene da qui, visto la considerazione che hanno del posto in cui sono cresciuti, in cui hanno vissuto per tanto tempo, no? Cosa dici? Ripartiamo? Si riparte? Lei ovviamente è sempre seduta sulla panchina. Ripartiamo, Penny, dai, andiamo. Su, hop. Dai. Hop. Si va. Si riprende il nostro giro. Pigrona. Sì. Deprimente, proprio deprimente, direi che è la parola giusta. Vero. Poi è chiaro che in inverno
è tutta un'altra cosa, cambia. Però anche il mare, no? In inverno è diverso. E allora cosa facciamo? Diciamo che fa schifo? Ma direi proprio di no. Penny, dove sei? Eccoti. La tua padrona oggi è polemica. No, vabbè, dai. A parte gli scherzi, era una precisazione che ci tenevo a fare. Dai, su, pigrona. Oggi non credo che riusciremo a portarla a scuola, tra virgolette, come sabato scorso, nonostante teoricamente ci dovrebbe essere una lezione di gruppo, però non so se ce la facciamo con gli orari. Io ho l'estetista, Gigi è in giro in bici, quindi male che vada è sabato prossimo, anche perché lei tanto la sua lezione di questa settimana l'ha già fatta, l'ha fatta ieri, quindi siamo a posto. Ma io ve l'ho detto che questa signorina che è stanchissima e che dorme sul gradino, ieri ha compiuto 3 anni. Ve l'ho detto, mi sa di no. È vero, Penina, 3 anni. Ormai è una signorina, è grande. Sono volati e ne voleranno sicuramente tanti altri. Vero? Tanti auguri alla Pennina, mi hanno detto in tantissimi. Perché non le fai la torta? Perché se le faccio la torta, poi chi se la deve mangiare è sempre la sottoscritta, quindi niente torta per stavolta, niente torta. Sono contenta perché siamo riusciti a tornare a casa ad un orario decente e quindi sono finalmente riuscita a lavare tutti questi pennelli. È un po' che rimando questa cosa, oggi non potevo più rimandare, non si può più rimandare, e quindi sono riuscita a lavarli tutti. Mamma mia, che rottura di scatole. Avete qualche trucchetto per far venire pulite le spugnette, le beauty blender? Perché questa di Puro Bio secondo me ha una qualità migliore, di conseguenza viene pulita. Queste, ad esempio prese da Primark e da H&M, no, guardate quella rosa come tutta macchiata, le mini beauty blender rimangono sempre di questo colore, non tornano più chiare come erano prima, però vabbè, le altre, insomma, così, quindi se avete qualche trucchetto scrivetemelo nei commenti, io veramente sono molto soddisfatta e a questo punto posso uscire per andare dall'estetista a sistemare queste unghie che sono in condizioni pessime. Ok, sono sul balcone, sono tornata a casa e vi faccio vedere le unghiette. Riuscite a vedere bene il colore? Io non vedo una mazza perché con la luce che c'è oggi non so cosa si vede, non si capisce niente dallo schermino. Però ho scelto questo bel corallo, mi piace molto, primaverile, ci stava, dai. Mi piace proprio tanto, ero indecisa tra questo e un rosso aranciato, alla fine ho scelto lui. Piccola parentesi beauty, sono in camera, perdonate il rumore che sentite di sottofondo, non è possibile, c'è qualcuno che sta tagliando il prato e ormai è iniziata la stagione del rumore delle macchinette per tagliare l'erba a qualsiasi ora del giorno, mattino, pomeriggio, sera, sempre, quindi perdonate questo casino. Adesso provo a chiudere le finestre, vediamo. Ok, finestra chiusa, spero vada un po' meglio, però insomma, comunque, piccola parentesi beauty, so che vi ho già fatto vedere, vi ho già mostrato questi prodotti la scorsa settimana che mi sono stati gentilmente offerti da Darfen, però vi volevo aggiornare un po' sull'utilizzo perché li ho utilizzati durante questa settimana. Innanzitutto il gel illuminante micellare l'ho utilizzato tutti i giorni, mattina e sera, perché noto che con il primo sole la mia pelle si è un po' riempita di imperfezioni, ma non brufolini, ma più che altro punti neri, e quindi ho detto bene, bombardiamoli con questo. Devo dire che mi piace molto perché lascia la pelle veramente morbida, luminosa, proprio pulita, quindi questo è assolutamente promosso, ve lo consiglio perché è anche molto delicato, a me è finito per sbaglio nell'occhio e non sono impazzita, insomma, e non bruciava assolutamente, quindi è anche adatto alle pelli sensibili, delicate come la mia e quella di molte altre persone che mi seguono, perché so di non essere sola in questo. E poi invece, per quanto riguarda questa maschera, trovo che sia pazzesca. E voi direte, sì Jenny, ci stai dicendo queste cose perché ti pagano? No, assolutamente no, lo dico veramente. Questa, se non l'avete vista in azione, andate a vedere il vlog della scorsa settimana perché vi faccio vedere bene come funziona. È una maschera che si compone di 2 fasi, anzi adesso l'apro, ve la faccio vedere, così faccio prima. Eccola qui.
La parte bianca è la prima fase di questa maschera, l'argilla bianca va lasciata in posa 5-10 minuti ed è la parte che va a purificare la pelle, quindi quella parte detox, diciamo così, e poi si applica invece questa parte leggermente aranciata che è la maschera illuminante, e trovo che sia perfetta così com'è questa maschera, perché avevo un po' il pensiero, avevo un po' il terrore che potesse seccarmi ancora di più la pelle, perché le maschere all'argilla molto spesso vanno ad asciugare la pelle, però appunto essendo che c'è quest'altra parte illuminante, idratante, veramente questo non succede, anzi ho una pelle che è stramorbida. L'unico consiglio che vi do, se la provate, è applicatene veramente poca della parte arancione, perché altrimenti dovrete star lì a massaggiare un po', e applicatevene veramente pochissima come ho fatto nello scorso vlog, e veramente si asciugherà da sola in 5 minuti. Niente, volevo soltanto aggiornarvi perché ci tengo, non sono pagata per farlo assolutamente, però vi ricordo che ho un codice sconto e quindi ve lo metto qui in sovraimpressione, magari vi metto anche il link nell'info box così non dovete diventare matti a cercare questi prodotti online, quindi per me sono promossi, anche perché ripeto, con il primo sole non so se è successo anche a voi, però, o se succede anche a voi, però mi vengono fuori delle piccole imperfezioni, e quindi questa maschera all'argilla mi sta aiutando molto e ne utilizzo veramente poco, infatti vedete che la confezione è quasi intatta, ne va utilizzata pochissima, ne basta poca e veramente la mia pelle ringrazia molto, anzi dopo vado anche a farmela perché non l'ho ancora fatta stamattina effettivamente. Quindi devo rimediare. Mi sto preparando prima di andare a pranzo dai miei, mentre Gigi si fa una doccia, e è un po' che non mi riprendo nei vlog mentre mi trucco, quindi ho detto ma sì, una ripresina ci sta. Quindi dobbiamo andare da loro a mangiare, poi partiamo direttamente per andare nel posto in cui dobbiamo andare. La Penny rimane lì e noi andiamo. Adesso vi faccio vedere cosa ho utilizzato oggi, perché sono prodotti con cui mi trovo bene ultimamente, che utilizzo, non dico tutti i giorni perché ho fatto una settimana a non truccarmi proprio completamente, però sono prodotti che utilizzo in questo periodo quando mi trucco. Allora, come base, innanzitutto sapete che io non amo il fondotinta, quindi con l'arrivo del caldo sicuramente non lo utilizzerò, se non il giorno del mio matrimonio o quando farò delle prove. Però oggi, siccome volevo uniformare un pochettino l'incarnato, perché andando in bici ieri ho preso un po' di sole, però è ancora il primo sole, quindi non è omogeneo, non avete l'incarnato uniforme, e quindi ho utilizzato un qualcosa di leggero, e questo è un fondotinta di Puro Bio, il fondotinta compatto. Questo è il numero 1 che ho mischiato insieme a una punta di numero 02. Io ho i refill e la confezioncina in cui mettere la cialdina, e questo non è affatto male perché appunto vi dà questo effetto molto molto leggero. Io l'ho utilizzato con un pennello dalle setole abbastanza fitte, l'ho bagnato leggermente e ho ottenuto questo effetto che non va a creare una maschera, non si nota, mi piace moltissimo. Ho semplicemente uniformato un po' l'incarnato. Avrei potuto anche utilizzare una BB cream ovviamente, però non avevo voglia di utilizzare prodotti in crema, ecco perché il prodotto in crema mi fa sentire ancora di più il caldo. Invece per quanto riguarda gli occhi, come faccio spesso, ho tracciato una riga di eyeliner marrone, però utilizzando questo brow pot di Nabla, questo nella colorazione Mars, e è un colore bellissimo, è proprio bello, e appunto lo utilizzo come eyeliner perché secondo me sono dei prodotti pazzeschi, sì per le sopracciglia, ma anche se utilizzati come eyeliner. Poi vabbè, le sopracciglia è sempre uguale. Qui ho, non so se si nota, però ho due punture, non so se sono zanzare, moscerini, però uscendo ieri in bicicletta mi hanno massacrato dappertutto, perché sul lago ovviamente ci sono, e qui mi sono rimasti questi due bozzi con il puntino che è tipico della puntura di zanzara, che vi rimane quando vi punge una zanzara. Vabbè, se iniziamo già adesso sono messa bene. Adesso sto applicando un pochettino di ombretto marrone sulla rima inferiore, quindi partendo dalla codina dell'eyeliner a sfumarlo un po', quindi a scendere, e sto utilizzando la Natural Matte.
Vi volevo ringraziare per tutti i consigli che mi avete lasciato sotto al video in cui realizzo la mia prima prova trucco del matrimonio. Ne farò altri perché ho visto che vi interessa come genere di video, quindi mi fa molto piacere. Risponderò al più presto. Questa settimana non sono riuscita veramente a rispondere neanche a un commento, è una cosa vergognosa, lo so, però vediamo, magari domani sera, se, no, domani sera no perché siamo fuori a cena, però vediamo, insomma. Cerco di rispondere il prima possibile a tutti i commenti che ho in arretrato, sono tantissimi, ce ne saranno centinaia, ci metterò un po', ma lo farò con piacere. Però grazie per tutti i consigli, mi avete detto di intensificare un po' gli occhi, perché giustamente con i flash, per quanto riguarda le foto, eccetera, il trucco tende a svanire un pochettino. Ed è una cosa che so anche io e che riesco a fare sulle altre persone, ma su di me non riesco mai a fare. Riesco a intensificare quando magari mi capita di truccare altre persone, so che devo fare un trucco un po' più intenso e lo faccio, su di me non ci riesco, non riesco a spiegarmi questa cosa, ma va bene, comunque farò altri video perché ho già altre idee, vediamo un po' che cosa ne verrà fuori, sicuramente sia le ciglia finte perché le ho provate in settimana, ecco, non mi sono truccata tranne forse lunedì, in cui appunto ho provato queste nuove ciglia finte di Essence, che sono quelle che avete visto la settimana scorsa, ossia queste qui, e mi piacciono molto 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 perché vanno a intensificare giusto questa zona qui, però rimangono molto naturali, non si vede nemmeno l'attaccatura perché sono veramente molto sottili, quindi per 3 euro sicuramente devo andare a fare il rifornimento perché sicuramente le utilizzerò non solo per quel giorno. Niente, vado a finire il trucco con i pennelli che mi sono rimasti perché ovviamente non li ho lavati tutti, stavolta ho pensato forse non mi conviene lavarli tutti perché sennò dopo come mi trucco? Cosa che di solito invece non faccio, poi mi devo truccare, mi ritrovo con i pennelli bagnati e quindi li devo asciugare o sul termosifone o davanti alla stufa o con il phon, però direi che con il caldo che c'è oggi non è il caso. Se ogni tanto sentite scricchiolare è lo sgabello, la sedia su cui, no, lo sgabello su cui sono seduta, ha le gambe in legno e quindi ogni tanto inevitabilmente sentite? No, adesso non lo fa più, vabbè, comunque scricchiola, non sono altri rumori strani, ma è lo sgabello. Se ci fosse qui con me la Penny potrebbero invece essere altri rumori strani, perché la Penny è conosciuta anche per questo. Ebbene sì, questo weekend sono particolarmente agitata, eccitata, emozionata, perché vabbè, ieri il compleanno della Penny, domani invece è l'anniversario mio e di Gigi, quindi sono 4 anni insieme. E infatti usciremo a cena, ci facciamo una cenettina per noi, io non vedo l'ora. E poi un altro motivo per cui sono agitata, ma qui non è una cosa positiva, anzi tutt'altro, è che ho chiamato il dentista, ho preso un appuntamento dal dentista perché ho un dente cariato, purtroppo sì, e quindi mi tocca andare in settimana e sono già qui che solo al pensiero ho una paura che non avete idea, il dentista mi terrorizza. Quando penso al dentista, la prima cosa che mi viene in mente è il rumore del trapano quando va appunto a bucare un dente e mi vengono i brividi. E poi il rumore della siringa quando vi fa l'anestesia, al di là del male dell'anestesia, perché a me fa male l'anestesia, più del trapano in sé, perché mi è capitato di andare dal dentista e avere appunto un dente cariato. Prima di farmi l'anestesia ha preferito lavorarci un po' su, quindi pulirlo un po', e poi ha dovuto farmi l'anestesia perché ha dovuto devitalizzarlo. Però io ho una bella soglia del dolore, cioè ho sopportato tranquillamente, fa male. È vero, però solo il pensiero di fare l'anestesia preferisco quasi farmi pulire il dente senza anestesia, perché proprio il dolore sulla gengiva è una cosa che non sopporto. Comunque ho un dente cariato qui in fondo, vediamo cosa farà, spero di non doverlo devitalizzare, più che altro perché io ho una caratteristica che per quanto mi riguarda è un difetto. Io non soffro di mal di denti, non ho mai sofferto di mal di denti, ho male soltanto dopo che mi viene curato un dente.
E non so com'è questa cosa, anche il mio dentista dice che sono un po' particolare perché le carie non mi provocano male, io infatti magari non me ne accorgo, soprattutto se sono sopra, non vedendole, a meno che sono qui sulla parte laterale, non me ne accorgo e sembra poi che c'è un puntino sul dente, sembra una cosa stupidissima, sembra giusto un puntino, poi in realtà quando si va a pulire si scopre che la carie si è mangiata a mezzo dente e io non sento nulla, io non ho male ai denti e quindi non me ne accorgo nemmeno. Mi dà fastidio perché se avessi subito mal di denti potrei anche accorgermi della carie, andrei subito dal dentista, ok? Invece così non me ne accorgo e intanto lavora, 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 il dente se ne va e poi sono cavoli perché o è da devitalizzare, o comunque se non è da devitalizzare per miracolo c'è da ricostruire mezzo dente che se n'è andato. Comunque vabbè, insomma, incrociate le dita per me, anche se quando vedrete questo video sarà tutto passato, sperando di non scoprire altre carie nascoste da qualche parte tra un dente e l'altro, invisibili. Speriamo di no. Ultima cosa, poi giuro che me ne vado, volevo farvi vedere quanto è bella questa tinta di Mesauda che ho appena provato, volevo già provarla da un po', l'ho messa male, non fateci caso, però volevo giusto provarla, adesso la tolgo perché tanto devo andare a mangiare. Questa è la numero 113, Cheerleader, guardate che rosso bellissimo. È molto bella, dalla confezione pensavo fosse più un color fragola, vedete? Invece è proprio un bel rosso, molto bello comunque adesso. Detto ciò, la tolgo perché tra l'altro è veramente messa male, tutta sbavata qui perché l'ho messa di fretta e vado a mangiare perché ho anche una grandissima fame, visto che non ho fatto lo spuntino, vado. Iniziano quasi a fiorire le azalee. Vediamo se vediamo i pesciolini, pesciolone, non pesciolini perché sono giganti. Eccoli, non so se li avete visti là, intorno all'anfora. Qui si sente il gallo, le galline, ma queste sono galline, povere galline, mamma mia. Salve, buongiorno, vedo la sua ombra. Non si vede. Allora, No, c'è. siamo... No, non c'è. Siamo in zona Como, più precisamente Villa Guardia, e siamo venuti in questo posto in cui non siamo mai stati per ultimare, diciamo, quello che ci manca per le bomboniere, ma non solo. Vorremmo trovare tipo i conetti portariso, dove puoi far mettere i confetti durante la confettata, i sacchettini dei confetti, eccetera, eccetera. Quindi vediamo se troviamo qualcosa. Nastrini vari. Speriamo bene. I confetti, ecco qua, i sacchettini sono qua, guarda quanti, amore. Tutti i colori. Riprendi. Sei quel giorno. Tu usi quella telecamera qua. Io Minaccia. Pausa gelato perché siamo usciti provati da quel posto, è vero? Non abbiamo trovato quello che volevamo, mannaggia. Allora, io ho scelto gusti un po' più tradizionali, sì, vabbè, ho già mangiato metà. Comunque, io ho preso caramello salato e fichi e noci. Lui invece è un po' più particolare, a parte la forma, vabbè, va bene. Che gusti, che gusti. Voi penserete, quello è frutti di bosco, non ci arriverete mai. Non ci arriverete mai, quello è barbabietola. No, lo dico, è barbabietola perché è troppo strano. Barbabietola e vi giuro che è buonissimo. È proprio sa di barbabietola, però non è salato. Poi ha preso menta, molto buono, sa proprio di mojito. E poi ha preso basilico. Ragazzi, sembra di mangiare il pesto, ma detto così sembra quasi che fa schifo, perché pesto gelato in Un po' tutto realtà è l'abbinamento lì. una bomba. Bravo, è sciolto molto bene. C'erano anche gusti strani tipo carota. Carota. E ne prendiamo un altro. No. Ragazzi, siamo a casa. Ho un cerchio alla testa che è una cosa fastidiosissima, credo per il caldo, perché la macchina segnava 32 gradi oggi, quindi ne sono praticamente certa, è per il caldo pazzesco di oggi. Adesso appena arriva Gigi vi faccio vedere quello che abbiamo trovato, però sono un po' delusa, perché non abbiamo trovato niente per quanto riguarda i portariso, i portaconfetti della confettata, i sacchettini per i confetti, delle bomboniere.
sono un po' delusa. Però vabbè, vi faccio vedere due cosine che abbiamo preso, molto carine. Le ha in macchina Gigi e mi ha detto che doveva fermarsi in un posto prima di arrivare a casa, top secret, io non posso sapere nulla. Da adesso dovrebbe arrivare, ha detto che aveva bisogno di 10 minuti e penso che abbia a che fare con domani, anche se ci siamo promessi di non regalarci nulla quest'anno per l'anniversario, perché comunque il regalo più bello per noi sarà il 25 agosto, vedere tutto realizzato. Le spese sono tante, quindi abbiamo detto non facciamoci regali così, avremo sempre tempo comunque per regalarci tutto quello che vogliamo, quest'anno facciamo i bravi. E io devo dire che per la prima volta ho mantenuto la promessa, però lui non lo so, perché ecco adesso mi sta anche chiamando. Allora, mi ha chiamata per dirmi: amore, tardo altri 5 minuti perché quello che cercavo non l'ho trovato, quindi devo andare a cercarlo da un'altra parte. Ora, visto che appunto ci siamo promessi di non regalarci nulla, e anche se fosse non penso che si ridurrebbe all'ultimo per farmi un regalo, secondo me sono dei fiori per domani, ho questa sensazione. O sta cercando i girasoli, non lo so. Però secondo me sono fiori. Stavo dicendo che io quest'anno ho fatto la brava, quindi sono riuscita a non comprare nulla, a non fare nessun regalo, anche perché le spese sono veramente tante, sono concentrate tutte negli ultimi mesi della preparazione, dell'organizzazione del matrimonio, quindi ok, potete capire. Però abbiamo deciso di andare comunque fuori a cena, ci regaliamo una bella cenetta domani, però non stasera perché vogliamo festeggiare il giorno esatto. Quindi domani usciremo a cena, non sappiamo ancora dove andremo, però qualcosa di carino, magari un po' diverso dal solito, vediamo un po', e festeggiamo così. Poi vorrei fare un picnic domani anche, visto che comunque è una bella giornata, dovrebbe essere una bella giornata come oggi, quindi andare al lago a fare un picnic o in montagna, non lo so, vorrei fare qualcosa così, portandoci anche la Penny, fare un bel giretto. E comunque niente, adesso vediamo per cena cosa fare, perché è già ora di cena, è incredibilmente chiaro fuori, ma è ora di cena, sono le 7:30 e quindi tra poco mi metterò a preparare qualcosa o vediamo se il mio chef personale ha qualche idea. Io farei anche un bel piatto di pasta tipo con il pesto. Ecco, adesso che ho assaggiato il gelato al basilico e mi è rimasto qua perché era buonissimo, avrei dovuto prenderlo anch'io, vorrei il pesto. Quindi le trofie con il pesto, non sarebbe una cattiva idea. Allora, Gigi è arrivato, ho recuperato quindi il sacchettino con le cose che abbiamo preso e ve le faccio vedere velocemente. Allora, innanzitutto qualche pacchettino di questi, qui all'interno ci sono 10 sacchettini tipo in juta e dobbiamo capire se utilizzarli per le bomboniere. Oppure, visto che comunque come materiale siamo in tema, perfetto, perché anche la copertura dei vasetti dovrebbe essere di questo materiale e anche il colore, quindi potrebbe andare bene anche per la bomboniera in sé, oppure potremmo anche darle alle persone che non verranno al matrimonio, quindi dare questi sacchettini con all'interno i confetti, è comunque un gesto carino. Sono molto belli perché è una juta bella morbida, però è anche fitta, mi piacciono molto, quindi li abbiamo presi qualcuno di questi. Poi abbiamo preso i fiocchi, questi vogliamo distribuirli e metterli sulle macchine perché sono anche abbastanza grandini, non sono proprio piccolini. Abbiamo preso questi due pacchi che ne contengono forse una trentina e appunto abbiamo preso quelli gialli e quelli bianchi, rimanendo in tema colori del matrimonio. Poi ho preso una cosa che non c'entra nulla ed è questo colorante in gel alimentare rosso ed è quello a marca Wilton, ne ho sentito parlare molto molto bene, li ho trovati con mia grande sorpresa in questo negozio dove tra l'altro c'è un reparto fantastico, ci sono due corsie interamente dedicate ai dolci con tegli di tutti i tipi, coloranti, attrezzi di ogni genere, fantastico, tutto dedicato alla pasticceria, è un paradiso per me. Comunque ho preso questo, tra l'altro non l'ho pagato neanche tantissimo, 2,90 euro, rispetto a quelli che si trovano al Carrefour che non colorano una cippa e costano anche di più, direi che ho fatto l'affare, anche perché ripeto ho sentito parlare molto bene di questa marca, quindi molto contenta. E poi l'ultima cosa, mi piace tantissimo, è questo libro
ed è il libro per gli invitati. Questo lo porteremo nel luogo del ricevimento dove avremo la cena e poi faremo firmare tutti gli invitati, faremo lasciare un pensiero su questo quaderno e poi ci riguarderemo. Secondo me è una cosa carina, poi è bellissimo perché è bianco, ha questa strisciolina di pizzo e poi vabbè il cuoricino, i fiorellini. È molto carino, dai, è una cosa molto carina. Non era in programma, però quando l'abbiamo vista lì abbiamo pensato, beh dai, potrebbe venire fuori qualcosa di bello e quindi l'abbiamo preso al volo. Non è costato poco, probabilmente prendendolo online su Amazon, su eBay, l'avremmo pagato meno, parecchio meno, però vabbè dai. Vi faccio vedere cosa sta preparando il mio amore. Sto spiando, sto facendo un'insalata di riso, perché lì c'è il riso. Qui ha tagliato i pomodori, ci sono le olive, la mozzarella, i pomodori non so se l'ho già detto, wuster, funghi, piselli e poi non so cos'altro, penso basta. È sempre un buon momento per l'insalata di riso, io la mangerei, quando fa caldo la mangerei veramente sempre, pranzo, cena, ogni momento è buono per l'insalata di riso o di pasta. Una bella faccia, sì, è più condimento che riso. Però è una bella faccia. Buon appetito. Adesso mangi anche tu, Penny. Siamo usciti. Ti hanno mai visto con gli occhiali? L'avete mai visto con gli occhiali? No, non è vero, sta benissimo. No, l'avete mai visto con gli occhiali? Mi sa di no, perché di solito porta sempre le lenti. Però adesso le ha tolte. Ma che sei bella, adesso te lo dico. Che si vergogna ancora di più del solito, perché non si è abituato. Niente, siamo usciti e ci siamo portati anche la belva, vediamo se abbiamo fatto una cavolata o meno. Stiamo facendo una passeggiata, poi andiamo a bere qualcosa o mangiare il gelato. Due gelati in una giornata, che sogno. Non c'è il basilico, né? Peccato per il basilico, si sta benissimo, il giacchino ci vuole, però si sta da Dio.